Grande piacere, per questa importante giornata di inaugurazione di questo straordinariamente bello campus, uno splendido campus pieno di luce, di spazi, che integra i macchinari all'interno con lo spazio esterno in maniera affascinante. E d'altronde questa mattinata, questa occasione di nuovo inizio della Facoltà di Architettura con questo campus sottolinea questa proiezione verso il futuro in sintonia con il momento che il nostro Paese attraversa, un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di un inizio su condizioni diverse, nuove, più adeguate alla realtà che ci si presenta e ci si presenterà in futuro. L'università, l'istruzione, la cultura sono lo strumento, la strada per il percorso di benessere per il mondo. Di fronte alle sfide da affrontare a livello globale, sempre più comuni nella stessa misura a tutti i paesi del mondo, qualunque sia la loro collocazione geografica, la loro condizione socio-economica. Anche per questo è da raccogliere l'esortazione fondamentale che il senatore Piano, l'amico Renzo Piano, ci ha rivolto: l'importanza delle idee. Perché questa proiezione, questa capacità di affrontare il futuro, le sue sfide, in questo passaggio di generazione in generazione, evoca quello che lui ha, con un'espressione di estrema efficacia, ricordato: se l'arte è una rapina, la conoscenza è un furto costante, un furto continuo nel corso del tempo. È un'espressione particolarmente efficace per ricordare quella che è in realtà l'opera inevitabile e costante di attingere al patrimonio trasmesso dalle precedenti generazioni, aggiungendovi, inserendovi, integrandola con altre conoscenze, con nuovi risultati, e trasmettendola alle successive generazioni.